Bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato fabioambrosi.it. Quest'oggi vedremo come collegare e scollegare l'audio e il video nella timeline. In altre parole, come poter lavorare l'audio e il video separatamente piuttosto che in maniera sincrona. Lo scopriamo in questo mini tutorial di soli 3 minuti. Iniziamo subito. In queste settimane molti mi hanno scritto chiedendomi come fare a lavorare la parte video e la parte audio di un oggetto multimediale separatamente in timeline. Vale a dire, se io porto dentro un file un oggetto multimediale, clicco su questo oggetto, che chiaramente mi viene selezionato sia l'audio che il video. Molti magari vogliono lavorare solo l'audio, molti vogliono lavorare solo il video, dipende ovviamente dalle esigenze, e molti mi scrivono come fare, come si fa a scollegare questi due elementi l'uno dall'altro. Chi ha seguito il corso introduttivo ad Adobe Premiere Pro, disponibile su questo canale YouTube, oltre che sul sito fabioambrosi.it, già probabilmente conosce la risposta. Per tutti gli altri, ecco la soluzione. La soluzione è questo tastino qui, in alto a sinistra nella timeline. Si chiama selezione collegata e serve proprio a fare quello che dice il nome, ovvero quando questo tastino è acceso, quindi blu, quando selezioniamo un oggetto in timeline, viene selezionato sia l'audio che il video. Quando questo tastino qui, questo bottoncino qui, è spento, quando siamo in timeline, possiamo scegliere se selezionare solo il video o solo l'audio, ovviamente lavorarli separatamente. Attenzione quando fate questa operazione a non perdere il sync. Se è importante mantenere il sync tra i due elementi, ovviamente dovete prestare particolare attenzione. Quindi potete chiaramente ridimensionare la durata dell'oggetto, ma se poi lo andate a spostare fisicamente, vedete che Premiere vi segnala una perdita del sync. Per tornare nella modalità di selezione collegata di origine, basta riaccendere questo bottoncino e da questo momento in poi, quando clicchiamo sull'oggetto in timeline, viene selezionato sia l'audio che il video. Termina qui questo mini tutorial firmato fabioambrosi.it. Come sempre, tutorial@fabioambrosi.it per chiedere nuovi tutorial. Se vi fa piacere, iscrivetevi a questo canale e mettete un like a questo video se vi è piaciuto, chiaramente, e cercatemi su Facebook. La pagina da cliccare è Fabio Ambrosi. Mettete un like e teniamoci in contatto. Ciao!